Da poco sono stati festeggiati il 20° anniversario di fondazione di questo circolo. Michele, tu sei il presidente da oltre 20 anni, sì, da quando è stato fondato. Cosa vuol dire essere presidente di questo circolo? Significa essere presidente da questo circolo, di avere molte responsabilità, perché noi abbiamo fatto molte cose per il Mappano. E se siamo stati, secondo come la penso io, poi come la pensano, penso chi mi ha aiutato a fare tutte queste cose qua, siamo stati un punto di riferimento per il Mappano. Vede che abbiamo fatto le serate danzanti, la ginnastica, la scuola di ballo e tante cose per i bambini. Abbiamo avuto i bambini di Chernobyl, per esempio, che l'abbiamo portato anche in ferie. Abbiamo avuto tante cose, no, qui nel territorio. Abbiamo cercato di accontentare, perché essendo che Mappano è una frazione, allora noi abbiamo cercato, sia io con la collaborazione del direttivo, che ho avuto anche persone valide vicino a me, perché da soli non si riesce mai a fare, ottenere quello che uno vuole. Io ho sempre collaborato con tutti, ho cercato sempre di, come dire, uno quando guida un pullman, io guido il pullman, ma i passeggeri sono stati molto, molto bravi, pure quella vicino a me. Abbiamo avuto anche molta collaborazione delle donne, che è molto importante su questo qui, le donne che stanno qui nel centro anziani, perché come sapete, se uno deve avere amicizia con un'altra persona, prima o meglio che lo fanno le donne e poi gli uomini, perché noi riusciamo ad andare avanti e cerchiamo di fare, diciamo, quello. Però tutto quello che abbiamo fatto, come dire, l'abbiamo fatto proprio col cuore, quello che abbiamo fatto, sapendo la situazione del Mappano. Abbiamo avuto, devo dire, l'amministrazione sia, mi riferisco alle amministrazioni vecchie pure, che per vecchie intendo dal sindaco Rosito a venire in su, al sindaco Barrea, che è stato molto vicino a noi, come adesso Gambino, come da Caselle Marsaglia, o l'altro non Marsaglia, Baracco, ma anche Marsaglia, devo dire che ci è stato molto vicino pure a noi, ha avuto molto rispetto per il centro anziani. Abbiamo fatto tante gite, vede che abbiamo fatto anche su questo, ci sarebbe veramente da scrivere un libro. Perché noi siamo andati in Sicilia, e non più di una volta. Siamo andati a Ischia, anche a Ischia più di una volta. E, cioè, ne abbiamo fatto tantissime cose. Siamo andati a Monte Carlo, siamo andati a Sanremo, tanto per dire. Questo, guardate, che non è una cosa così che uno ne parla. Ci vogliono tanti impegni per fare tutto quello cosa lì. E tanta serietà per farli, perché non è che, sai, è un centro anziano, è sempre un centro anziano, sai, sono tutta gente che va in pensione, però abbiamo avuto ho avuto tanto aiuto io di queste cose qua. Mi riferisco sempre all'amministrazione, perché ci hanno dato tanto aiuto su queste cose qua, e io personalmente, visto che sono alla fine, ho avuto sempre di ringraziarla. Abbiamo avuto, come l'ultima volta, l'ultimo sabato qua, abbiamo avuto i 3 sindaci qua, sono stati pure tutti contenti a venire qua, a venire a vedere, anzi, mi hanno chiesto, in realtà mi hanno chiesto, Michele, ma come avete fatto, come hai fatto a durare così e fare tutte queste belle cose? Perché ci va l'impegno per fare queste cose qua, ci va a volte un impegno serio, perché non è una cosa così che tante credono che giocano a carte, no, non è così. Giocare a carte si gioca, si fa, però ci sono tante cose, per esempio quando abbiamo avuto anche i bambini di Chernobyl, no? Io di persona ho preso un mese, che me lo sono tenuto io a casa questo bambino qua. L'ho tenuto un mese, ricordo ancora che quando è andato via piangeva, non voleva andare via. Abbiamo dovuto prendere dei soldini e metterci dentro lo zoccoletto
delle scarpe di ginnastica e cucilli, soltanto dal calzolaio, cucilli. E poi ricordo ancora che la mamma mi ha telefonato, pur noi che parlando in italiano, e lei parlava in russo, ci siamo capiti quando c'è la buona volontà. Ci siamo capiti, gli ho spiegato che ci aveva dei soldini messi sul dentro la scarpa e prenderli il bambino. E tanti ringraziamenti che ha fatto pure questa signora. Lei ha parlato in questo momento delle amministrazioni comunali. In questi anni vi siete trovati ad affrontare il passaggio dai comuni cedenti al comune di Mappano. Sono rumors di questi giorni, sembra che il nuovo comune, la nuova municipalità abbia chiesto una dismissione dei locali da parte del gruppo anziani. Ce lo può confermare? No, io vi posso confermare che a me il sindaco stesso, sia il sindaco che l'assessore, mi ha confermato che noi non ci muoviamo di qua. Meno fino a sabato che abbiamo parlato, mi ha detto: Michele, stai tranquillo dove siete, che non c'è nessuno che vi romperà le scatole. Ora, a me mi ha confermato così e penso che il sindaco è di parola su quelle cose là. Durante il suo mandato elettorale di presidenza ha affrontato, come ha detto prima, tante gite, tante cose. Qual è stata la difficoltà principale nel portare avanti i 20 anni di amministrazione di questo circolo? Ma guarda, quando le cose le fai, con passione, quelle che sono lì, sia io che il direttivo che ho guidato, non abbiamo avuto noi difficoltà. Difficoltà di, non so cosa si intende per difficoltà, noi quando vai in gita non c'è difficoltà se vai in gita. Le difficoltà sono, mi riferisco quando è morto la Bonanni e Madenino Tarantini, che era una brava persona del direttivo. Quelle sono le difficoltà che si trovano. Quando uno ha voglia di tirare avanti, ha voglia di delle cose farle come deve fare, le difficoltà si vogliono sempre superare. Lei ha affermato che è in chiusura del suo mandato e non intende ricandidarsi per ancora un mandato elettorale. Cosa lascia a questo circolo? Ma io lascio tanto a questo circolo qua. Io lascio 20 anni di sacrifici, lascio quest'anno qua. E infatti cercherò di, dove hanno di bisogno, di dargli un aiuto su questo qua. Mi auguro che mi ascoltano dalla mia esperienza, non è che io voglia comandare ancora, cioè vado via ma sono qua, però se ci saranno dei consigli e di darci una mano, io sarò qua, come dico, ripeto, mi auguro che mi ascoltano, nel senso che io gli voglio dare la mia esperienza di quello che si è fatto e di quello che non si è fatto, diciamo, no? Cercheremo di andare avanti, mi auguro che vanno ancora meglio di come sono andato io fino adesso. Io glielo auguro perché voglio lasciare delle cose come dire, con un po' di profumo. Non voglio che litigano, non voglio che fanno delle cose che non, per il bene del Mappano sempre. Mi auguro che il bene del Mappano vada avanti. E non ci sono problemi, l'amministrazione anche che c'è fino adesso, quello che ho potuto fare l'ha fatto, io non voglio entrare in quelle cose che magari che hanno detto, che ci sfrattano, che a noi non ci hanno detto niente, e perciò mi hanno assicurato che noi stiamo qua. In chiusura, Presidente, chi si sente di ringraziare per questi 20 anni di sua presidenza? In questo mio, io ringrazierò per prima cosa, che è molto importante, tutto il direttivo, tutto, da A alla Z, da quelle che hanno fatto di più. È chiaro che c'è sempre un punto di una persona che ti ha dato più una mano di un altro, no? Però in questo caso io vorrei ringraziare tutti, perché si è tutti indispensabili, dall'uno al tredicesimo che eravamo. Cioè io tento ringraziare veramente tutti, tento ringraziare le donne del direttivo, tutte le nostre mogli che hanno fatto tanto, perché noi qui dentro abbiamo fatto anche qualche pranzetto, abbiamo cucinato qualcosa quando abbiamo potuto, ora adesso non si sono fatte più queste cose qua, però noi abbiamo, le nostre donne ci hanno dato tanta mano, tante cose, abbiamo fatto, come ripeto,
ci sarebbe di avere un libro proprio, scriverlo e fare quello che abbiamo fatto noi per il Mappano. Mi auguro che serva e che anche altri capiscono. Come vede, anche sabato a noi ci ha dato anche tanto aiuto la Proloco, per esempio, sono venuto a darci una mano, perché cerchiamo di collaborare noi e abbiamo sempre collaborare, sempre con tutti, anche l'associazione. Quello che abbiamo potuto fare noi l'abbiamo fatto, ripeto, abbiamo fatto tante di quelle gite, tante di quelle cose che è servito tanto, queste cose qua, tante donne che vengono a fare la ginnastica, ripeto, ci sono state veramente tante cosine che hanno servito per il Mappano e che abbiamo avuto tanta collaborazione, oppure anche con la Chiesa, noi abbiamo avuto tante collaborazioni di queste cose qua e di tutto ci siamo interessati e a volte abbiamo sempre ascoltato. Abbiamo fatto anche tanti benefici, per esempio, mi riferisco ai soldi che abbiamo dato ai bambini di Regina Margherita, non per la prima volta, e ci hanno risposto sempre con tanta gratitudine e tante cose. Poi che adesso non mi viene in mente, al centro tumore di Candiolo, abbiamo dato anche diversi soldini lì a Candiolo, come diversi soldini alla Chiesa. Abbiamo fatto anche del beneficio a, cioè, che sarebbe Samuele, sarebbe l'associazione di Samuele, anche lì abbiamo collaborato tanto e diciamo che c'è una bella esperienza da fare. Cioè, a me non mi ha, cioè, centro anziani mi ha fatto conoscere tante brave persone e devo dire anche che mi ha fatto conoscere tante laureate ignoranti, la gente che si laureano e che non capiscono un tubo, sanno solo della sua laurea e basta.